Dottor Carminati, in 12 anni 6 convegni sull'interventistica cardiologica, perché? Questo è un campo della medicina, della cardiologia pediatrica, delle cardiopatie congenite, che è in continuo sviluppo e riteniamo che sia importante tenere aggiornato sia il personale medico, infermieristico e tecnico e anche il pubblico sulle novità e sulle possibilità terapeutiche nuove che abbiamo a disposizione. Questo è il motivo per cui abbiamo deciso di ripetere questo convegno ogni 2 anni, in modo da appunto aggiornare tutto il personale medico e anche il pubblico su quello che è possibile fare nel campo della terapia non chirurgica delle cardiopatie congenite. Ecco, in che cosa consiste la terapia non chirurgica? Ci sono molte cardiopatie congenite che attualmente possono essere curate, trattate, senza aprire il torace, aprire il cuore come la chirurgia classica è abituata a fare, ma solamente introducendo attraverso i vasi periferici dei cateteri, delle sonde che possono dilatare strutture stenotiche ristrette oppure chiudere comunicazioni anomale all'interno del cuore e fare una quantità di procedure che appunto un tempo era possibile fare solo aprendo il cuore. E quanti di questi interventi fa lei a San Donato, al Policlinico di San Donato dove opera? La nostra esperienza attuale è di oltre 600 procedure interventistiche l'anno, che è un numero assai rilevante, è pari o addirittura superiore alle procedure chirurgiche nel campo del trattamento delle cardiopatie congenite. Sì. Grazie. Esiste appunto questa terbietà nel forame del setto.
E se facciamo quello che si chiama ecocontrastografia, cioè iniettiamo una semplice soluzione acquosa, c'è un foramo a valle perdio e quindi un passaggio da destra a sinistra, questo ecocontrasto va a opacizzare anche l'altro sinistro. E questo è un filmato in cui è più chiaro come questo effetto ecocontrastografico dimostra questo passaggio di sangue da destra a sinistra. Quindi, verificato questo, potete immaginare possibile connessione tra foramen ovale perdio e evento ischemico cerebrale criptogenetico. In realtà il foramen ovale è normale, si calcola che circa il 15% delle persone. Il foramen ovale perdio è presente fino al 50% dei casi, quindi c'è una incidenza causale tra il foramen ovale perdio e l'evento ischemico cerebrale. Questi sono altri focoli, cioè la chiusura del foramen ovale perdio, meccanica, con dei dispositivi, è costituito da, vedete, un doppio disco che viene al positivo nel lato sinistro, quindi viene liberato di sé, vedete, che adesso rimane confinato nella parte destra del cuore, quindi abbiamo eliminato questo shunt del... Esatto, questo è un altro argomento di grande interesse, di interesse... Faranno anche degli interventi diretti, ha dei temi molto interessanti, anche temi molto futuri, quindi può mettersi degli interventi sul feto. Interventistiche per trattare diverse patologie cardiovascolari congenite, dal feto all'adulto, con lo scopo di un restringimento della valvola aortica che il più delle volte porta a un decadimento prima della nascita, in modo da migliorare il flusso attraverso la valvola aortica e quindi, se possibile, prevenire il deterioramento della funzione del ventricolo sinistro. Chiaramente va detto subito che questa è un'esperienza molto limitata. Perché in effetti c'è notizia, è una notizia che va dato in itinere, perché a me è capitato dal 2000 in poi ogni anno di scrivere un pezzo sul dottor Carminati e il suo lavoro, e quindi conosco benissimo quali sono, dal punto di vista giornalistico, quali sono le conquiste. La Policlinica San Donato o un altro ospedale. Grazie. Recentemente sappiamo che c'è stato un'unissima casa di massa in casa della trasfusione.